Houston, abbiamo un problema. L'ascensore sociale in Italia è rotto. Lo avete capito, ma precisiamolo lo stesso, non è di un tecnico che abbiamo bisogno. Quella dell'ascensore è un'immagine che si usa spesso per descrivere il grado di mobilità sociale di un paese. Si dice che è rotto quando le persone che sono in grado di cambiare e migliorare la loro condizione socio-economica nell'arco di una vita sono sempre di meno e fanno più fatica. Facciamo un esempio concreto. Avete presente il classico sogno americano? È un'espressione che è nata per descrivere gli Stati Uniti come la terra delle infinite possibilità, in cui chiunque poteva ambire a un futuro di benessere. Era l'America dell'Ottocento e lì l'ascensore sociale funzionava benissimo. Invece oggi in Italia sembra essersi inceppato. Sono generalizzazioni, è chiaro, ma pensate anche ai vostri conoscenti. Quasi sempre i ricchi sono figli di persone benestanti, i poveri sono figli di persone che già avevano meno possibilità. Cito un dato. In Italia, a parità di studi, il figlio di un dirigente ha un reddito superiore del 17% rispetto a quello percepito dal figlio di un impiegato. Ma è così ovunque? L'ascensore sociale italiano sembra rallentare in media. Ma osservando con maggiore attenzione il condominio, si notano tanti ascensori che viaggiano a velocità differenti. Un recente studio di Acciari, Polo e Violante mostra infatti che in alcune province la probabilità di raggiungere i piani alti del condominio partendo dal piano terra è molto alta e supera il 20%. Fra questi ascensori veloci ci sono le province di Bolzano, Milano, Modena e Treviso. In altre province, invece, la probabilità di raggiungere i piani alti è soltanto il 5%. Il problema non riguarda solo i singoli, ma la società nel suo insieme. Lo spiega bene anche la cosiddetta curva del grande Gatsby. Di cosa si tratta? Di un grafico che mette in relazione disuguaglianze e livello di mobilità sociale. Risultato? I paesi in cui la ricchezza è distribuita in modo più equo sono gli stessi in cui il reddito dei genitori pesa di meno nel determinare quello dei figli e viceversa. La curva prende il nome dal romanzo di Scott Fitzgerald, perché Gatsby, che è sempre bello immaginare come Leonardo DiCaprio, era nato povero ma era riuscito a diventare miliardario. Insomma, l'ascensore sociale di Gatsby era perfettamente funzionante, ma come se ne ripara uno difettoso? Le analisi statistiche mostrano che le aree a bassa mobilità sociali sono associate ad alti tassi di disoccupazione giovanile, scarsi risultati nei test Invalsi e bassa qualità della scuola. In particolare abbiamo chiara evidenza empirica che garantire un accesso più equo a scuole materne ed elementari di buona qualità sia il primo passo da fare per garantire di far ripartire il motore dell'ascensore sociale. Forse i dati scoraggiano, ma la soluzione esiste. Riprendere a sognare partendo dalle scuole. Per esempio, immaginando Leonardo DiCaprio in veste di tecnico che ripara l'ascensore di un asilo. Che ne dite?